Ciao a tutti, in questo video tutorial vi spiegherò come utilizzo la tecnica del dry brush per dipingere gli elementi scenografici. Più comunemente chiamata come tecnica del pennello asciutto, viene utilizzata all'80-90% per questi elementi perché si tratta di una tecnica molto veloce e soprattutto facile da apprendere. Qui abbiamo tre pavimentazioni: la pavimentazione in legno, una pavimentazione dungeon per dungeon usurati dal tempo e una pavimentazione per caverne, oltre a una colonna. Innanzitutto vediamo che cosa utilizzare. Il pennello è molto importante, non deve essere di grande qualità e neanche molto costoso perché si tenderà a rovinarlo molto velocemente. Poi dobbiamo prendere un panno assorbente. Io eviterei le carte assorbenti perché si rovinano molto in fretta, si bucano. Utilizzo degli stracci piegati in più parti. Sono molto molto più resistenti di una carta assorbente. E poi i nostri colori. Colori, uso normali colori per esterno ed interno, tinte normali, costano poco, si adattano perfettamente al gesso e alle resine e si possono scegliere in molti colori. Vediamo come procedere. Allora, a questo punto bisognerebbe dare una mano di fondo ai nostri pezzi. Questo perché? Perché la mano di fondo darà il colore di base al nostro tipo di elemento. Io le ho già dati in precedenza, per il dungeon ho dato una mano di fondo nera, per le caverne ho dato una mano di fondo verde oliva e per il legno ovviamente ho dato una mano di fondo marrone scuro. Per la nostra colonna ho dato una mano di fondo grigia. Bene, cominceremo con la tecnica del pennello asciutto ad una passata. Cosa vuol dire? Daremo soltanto una passata di pennello asciutto su questa nostra colonna. La mano di fondo è già stata data, non la calcolo come passata. La passata è soltanto per la tecnica. Allora, abbiamo il nostro bianco, una base di fondo grigio medio e il nostro straccio. Intingeremo il pennello nella tolla del nostro bianco e l'asciugheremo sul nostro straccio. Ecco, le prime passate dovrebbero essere il più leggere possibile per vedere quanta quantità di tinta abbiamo sul nostro pennello. Io di solito la passo sulle parti un po' nascoste del nostro elemento. Qui ce n'è poca, ne aggiungiamo un po'. Ne è troppa. Ok, a questo punto daremo dei colpi decisi e netti al nostro pezzo. La tecnica del pennello asciutto si basa sul fatto che la tinta si andrà a depositare soltanto nelle parti in rilievo del nostro pezzo. Bene, adesso stiamo per finire, do gli ultimi ritocchi. Di base, questa tecnica ha bisogno di un colore di fondo più scuro, per poi applicare i passaggi di dry brush sempre più chiari. Questo perché? Perché le parti più in profondità del nostro pezzo dovranno essere in ombra, cioè più scure, e le parti più esterne, più in rilievo, diciamo, dovranno essere in luce, cioè più chiare. È una sorta di lumeggiatura. Ok, a questo punto abbiamo utilizzato questa tecnica ad un passaggio solo per realizzare una colonna che non è uno spettacolo di colonna, però diciamo che può fare la sua scena. Bene, adesso andremo a dipingere la pavimentazione di dungeon usurato dal tempo con la stessa tecnica, però a due passaggi. Adesso andremo a utilizzare lo stesso grigio di fondo di questa colonna come primo passaggio di dry brush per un nero. Ovviamente il nero è il colore più scuro che esiste, perciò andremo a dipingere
di prima passata un dry brush grigio base. Ovviamente cambieremo il pennello e gireremo il nostro straccio. Come si può notare, non uso acqua. Il pennello deve essere il più asciutto possibile, perciò la tinta non va diluita. Bene, a questo punto, finita la prima passata, daremo una seconda passata con un colore ancora più chiaro. Andremo a estremizzare con un bianco. Bene, questa è la nostra pavimentazione, è un po', diciamo, un po' cupa, un po' macabra. Come colore ancora non mi soddisfa tantissimo, però per spiegare la tecnica non è male. Adesso vedremo come simulare il legno in questa pavimentazione. Come prima ci sarà una tecnica di dry brush su due passate, la prima con un color ocra, e la seconda con un color osso, praticamente un beigiolino molto molto chiaro. Adesso daremo l'altro colore. Ok, la nostra pavimentazione in legno si può dire terminata. La nostra pavimentazione cavernosa possiamo utilizzare i due stessi colori che abbiamo utilizzato per la pavimentazione in legno. Ovviamente con un colore di fondo diverso, il risultato sarà nettamente differente. Poi passeremo al color osso. Riprendiamo la nostra pavimentazione cavernosa. Adesso voglio utilizzare sempre la tecnica del dry brush, però in modo diverso, un po' fuori dai canoni. Cioè, non partendo più da una base di fondo scura per finire sempre più chiaro, ma partendo da una base di fondo chiaro, passando per una prima passata di dry brush scura e finendo con una passata di dry brush chiara. Per fare questo, ho dato una mano di fondo rosso a tutto il nostro pezzo, perché voglio simulare lava. Perciò mano di fondo rossa. E adesso daremo la prima mano di dry brush in nero. Andremo a coprire le parti più in rilievo. Questo per dare un senso di carbonizzato alla nostra pavimentazione. Qui il nero sarà dato abbastanza pesantemente. Bene, una volta raggiunto questo effetto, daremo una mano di grigio molto molto chiaro. Ok. Io vi saluto e a presto con un altro video tutorial. Ciao!